del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della resurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome, e tra questi siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal nostro Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Signore si è ricordato del suo amore. Il Signore si è ricordato del suo amore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore si è ricordato del suo amore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore si è ricordato del suo amore. Tutti i confini
della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Il Signore si è ricordato del suo amore. Alleluia, 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 alleluia. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, il messaggio della domenica che abbiamo appena celebrato ci ricordava la grande importanza di rendere grazie, e si rende grazie quando si è consapevoli della cosa bella che si riceve. Nel caso della pagina del Vangelo di ieri, ricordate questi uomini che erano stati segnati da una bruttissima malattia, quella della lebbra, e si ritrovano guariti. La capacità di cogliere questo segno, la bellezza del bene ricevuto, ci dona la possibilità, ci dà quasi automaticamente, dovrebbe essere così. La pagina del Vangelo ci ricorda che in effetti non solo non tutti non sono tornati indietro per dire grazie, ma proprio una assoluta minoranza, semplicemente uno è tornato per rendere grazie. Ma al di là di questo, in qualche modo tutti quanti noi, nella nostra vita, nella nostra esistenza, cerchiamo di cogliere questi segni di benevolenza, segni prima di tutto della presenza del Dio che ci ha creato e grazie al quale viviamo la nostra esperienza, ci siamo e viviamo la nostra vita. Ma oltre a questo, appunto, i segni della benevolenza del Signore, che si manifesta in mille modi, e soprattutto il segno per eccellenza, quello che la nostra vita non si perde, non finisce nel nulla, che ha un senso profondo che non riguarda semplicemente i giorni di questa vita terrena, ma che va ben oltre i confini di questo mondo. Questo dà a noi la motivazione più forte per dire grazie a Dio. Ma, ripeto, tutto questo non è automatico,
ed è necessaria, ed è necessario da parte nostra molta attenzione per cogliere tutto questo e viverlo nella nostra vita. Ora, vedete, non sempre tutto questo avviene in modo automatico, perché vedete, dentro di noi ci sono dei meccanismi quasi di autodifesa, perché tante volte abbiamo creduto alla vita, forse anche potremmo dire nell'ambito della fede, e in alcune situazioni abbiamo ricevuto delle delusioni così forti, così cocenti, che quasi per istinto cerchiamo in qualche modo una sorta di autodifesa. C'è un'espressione che dice così: troppo bello per essere vero. Talvolta abbiamo vissuto esperienze così belle, no? C'è questa cosa, abbiamo toccato il cielo con un dito. Esperienze che ci hanno preso completamente e per il quale abbiamo espresso un entusiasmo per la vita, per le persone, per le amicizie, per tutto quello che in qualche modo ci ha profondamente esaltato. E poi talvolta siamo precipitati giù, abbiamo sbattuto la testa e ci siamo detti: ma bisogna stare attenti. E allora bisogna filtrare questi segni, valutarli, capirli bene. E allora, se tutto questo è vero anche che questa diffidenza, che credo sia anche giusta, il dubbio fa parte proprio del processo della fede. Noi non siamo degli ingenui, non beviamo ogni cosa. È necessario che tutto ciò che in qualche modo appartiene alla nostra vita, soprattutto ecco, in termini di promessa, di gioia, di felicità, ecco, entri nella nostra storia passo dopo passo. Ed è questo esattamente lo stile con il quale il Signore si mostra a noi, senza nessuna pretesa, ma con dei segni concreti, che noi siamo chiamati però con onestà a coglierli e a viverli così come conviene. Vedete, noi qualche volta pensiamo che questa, perché è un lavoro difficile, non è facile, non è immediato. Talvolta pensiamo che anche nella storia dei santi tutto questo sia avvenuto in modo naturale. Quando pensiamo alla vita anche di Padre Pio, no? Pensiamo che in effetti anche i suoi segni li ha ricevuti nelle visioni, nei miracoli, nelle cose che avvenivano e che obiettivamente hanno segnato profondamente la sua vita sin dall'infanzia. Questo è vero parzialmente. Se solo leggessimo anche nell'epistolario le sue lettere, soprattutto ecco, le sue confessioni, potremmo dire, al suo padre spirituale, ai suoi padri spirituali, ci accorgeremmo probabilmente quasi del contrario. E cioè che anche Padre Pio ha dovuto vivere davvero un percorso quasi un martirio nel capire veramente quello che il Signore voleva da lui, per cogliere i suoi segni e soprattutto la consapevolezza di rispondere con entusiasmo, con prontezza, con verità a tutto quello che il Signore richiedeva. E questo è avvenuto per Padre Pio, è avvenuto e avviene per ogni uomo che cerca onestamente di cogliere questa volontà del Signore. C'è un pericolo molto grande. Vedete, la pagina del Vangelo di quest'oggi ci mette in guardia. È un piccolo rimprovero che il Signore fa, addirittura chiama la generazione che è intorno a sé generazione malvagia, perché il pericolo è un po' questo, quello di pretendere i segni del Signore, di sceglierli noi. I segni dobbiamo accettarli. Quando una persona ci vuole bene, anche, vedete, nei ritmi dell'amore, diciamo, umano, i segni vanno colti come un dono. Ma non si può pretendere un segno. Se un ragazzo alla ragazza vuole fare un regalo, l'idea di un'uscita, di una passeggiata, di qualunque altra cosa, ora non sto qui a... Ecco, la bellezza dell'essere sorpresi dal segno, di coglierlo come una grazia, come qualcosa che non ti aspettavi. Ma nel momento in cui noi cominciamo a porre come delle pretese, se mi vuoi bene devi fare questo o quest'altro, e allora l'amore diventa una sorta di schiavitù e di una tristezza infinita, un ricatto vero e proprio. E questo possiamo viverlo nell'ambito dell'affetto, dell'amore,
nell'ambito terreno, potremmo dire ancora di più nell'ambito proprio della fede. Ricordate quella espressione di Tommaso: se non tocco, se non metto le mie mani, se non crederò. Forse qualcosa di simile tante volte lo facciamo anche noi. E chiaramente non solo tutto questo è assurdo, ma talvolta anche ridicolo e ci rattrista profondamente. Vogliamo tornare allora e concludere con le parole di Paolo ai Romani, quando lui dice semplicemente, vedete, in poche righe sintetizza tutto quello che un cristiano è e deve essere. Lui dice così: sono semplicemente un apostolo, un discepolo di colui che ci ha dato il segno più grande e lo ha fatto sulla croce. La croce, l'altare, la presenza di Cristo che ci ama e che ci ama per sempre. Non abbiamo bisogno di nessun altro segno, di nessun'altra prova d'amore. E questo ci rende testimoni di questo segno straordinario, un segno che va accolto, testimoniato e regalato a coloro che ci incontrano. Padre Pio ha fatto semplicemente questo nella sua vita e mi auguro che ciascuno di noi possa in qualche modo nella propria esistenza vivere la stessa cosa. Il Signore, che rimane immutabile e glorioso al di sopra delle vicissitudini umane, ci avvolge col suo amore e ci chiama ad essere santi, si degni guardare con occhio di benevolenza le nostre necessità e le nostre tribolazioni. Ricordati di noi, Signore. Ricordati di noi, Signore. È impossibile separare in Paolo la sua persona e la sua missione, perché ognuno di noi, in virtù dell'essere cristiano, avverta l'impegno e l'urgenza di annunciare il Vangelo, preghiamo. Ricordati di noi, Signore. C'è un piano generale di Dio che prevede l'obbedienza alla fede da parte di tutti i popoli, perché la luce e la forza dello Spirito Santo guidi ogni uomo verso questo traguardo di salvezza, preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Per suscitare e sostenere la fede non c'è segno più convincente di Cristo stesso, perché sappiamo sempre guardare a Lui come all'espressione suprema e al dono più alto dell'amore del Padre, preghiamo. Ricordati di noi, Signore. In questa Eucaristia, il Cristo pasquale, consegnato alla morte per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione, torna a essere presente in mezzo a noi, perché sappiamo adorarlo Salvatore dell'umanità e Signore dell'universo, preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Dio Padre di misericordia, che di fronte all'oscuro mistero della morte ci invita a ravvivare la fede e conceda a quanti ci hanno lasciati di risvegliarsi nella gloria, preghiamo. Ricordati di noi, Signore. O Dio, Pastore eterno di Israele, guida come un gregge la tua Chiesa con i prodigi della tua potenza e l'efficace intervento della tua protezione, perché sia nel mondo porta di giustizia e ovile di salvezza, aperto a tutte le genti.
per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono levati al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, e cieli e la terra sono Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, Padre Pio, Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è la regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
sei frumento, Signore degli eletti, tu sei il pane disceso dal cielo. Resta preghiamo. Padre santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Buona giornata a tutti voi.